La tana del ferito. Tana, tana del ferito. 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 Allora, facciamo un attimo un'infarinatura generale, ok, così almeno che tutti possano capire di cosa stiamo parlando. Ho fatto anche un accenno prima, adesso faccio un sunto generale di quale sarà il discorso odierno. Allora, Maria Sofia ha aperto OnlyFans, mi sono abbonato, sottolineo, e ho anche, cioè, mi sono abbonato. Sei abbonato? Sì, mi sono abbonato. Non lo sapevo. Eh sì, Maria Sofia, mi sono abbonato. Ah, va bene. Eh sì, perché mi sono abbonato, il nome utente è diverso. Sedia rotta, vabbè, no, vabbè. Vabbè, non guardo. Ma che nomi, ma che nomi utente usi? Me lo puoi spiegare? Che nome utente è sedia rotta? No, perché ti ho scritto nei DM di... Aspetta. Cambia nome, veloce, cambia nome! Cambialo in non sono Greenbaud, così nessuno saprà che sei tu. Ok. Chiaro. Ok, scusa. Beh, comunque, veramente, Maria Sofia, cioè... dai. Complimenti. Grazie. Ma volevo solo fare, cioè, veramente non aspettavo altro nella vita. Grazie mille. Non so grazie. Quanto possa essere una presa in giro. No, te lo giuro, sono abbonato, sì, te lo giuro. Per me. Comunque, a parte le mie cose. Allora, qual è il problema? Il problema è che, come era anche effettivamente abbastanza probabile, moltissime foto di Maria Sofia che lei ha pubblicato sul suo OnlyFans, che ovviamente erano destinate al pubblico di OnlyFans che si abbona a questo servizio, molte di queste foto sono state disperse e fatte girare sui vari gruppi Telegram, puttane di TikTok, best OnlyFans, troie sbragate. Okay. Davvero. Okay. No, ma non per qualcosa, ma piuttosto perché non sono uno spazio sano. Ok. E quindi... Ok. Sì, non che OnlyFans sia un posto molto bello, in realtà. Forse è molto meglio frequentare Telegram che OnlyFans, sinceramente. I miei contenuti. È una cosa differente, Don Ambrogio. Però facciamo continuare, Green. Ok. E praticamente Maria Sofia ha fatto un... Tu col tuo consenso potresti sbagliare. Ok, no, e dunque fare una cosa non bella. Aspetta, fammi finire un attimo. Non implica che sia bella, no? Aspetta, devo ancora porre la domanda. Aspetta un attimo, sennò facciamo confusione. Allora, aspetta, con calma. Poni il quesito. Allora, il quesito è che comunque Maria Sofia si è indignata del fatto che comunque le sue foto fossero girate su Telegram e comunque ha espresso una critica che vorrei che in questo momento, magari con un sunto veloce, riuscisse a riassumere. Maria Sofia, cioè, qual è la cosa che ti ha fatto incazzare? Mi ha fatto incazzare intanto il fatto che ho subito condivisione non consensuale di materiale intimo, chiamato anche volgarmente revenge porn, anche da un punto di vista legale, perché molte persone, soprattutto nella sezione commenti, insistevano sul fatto che la mia fosse solamente, cioè quello che ho subito fosse solamente un reato di pirateria. In realtà, confrontandomi con un legale, anzi una legale, non che faccia differenza, però vabbè, ho parlato proprio con questa persona in particolare, è uscito fuori che, avendo io inviato delle foto non censurate del mio feed, che sul mio feed si trovavano censurate in privato a degli utenti, e quegli utenti poi le hanno fatte girare, effettivamente quello che ho subito rientra nella casistica della diffusione non consensuale di materiale intimo, per cui il reato che ho subito è doppio. E questo almeno per quanto riguarda tutto l'aspetto giuridico. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto morale, mi sono lamentata del fatto che per me è assurdo che ancora si vada a colpevolizzare la vittima con te la sei cercata, con te lo dovevi aspettare, nel momento in cui, riproponendo questa retorica, visto che le parole plasmano la realtà, non fai nient'altro che confermarla, perché il tempo che tu spendi dicendo questa cosa lo puoi spendere ad educare con dei contenuti sui social, visto che qui ci sono tutte persone che hanno un potere mediatico, e mi riferisco pure magari a Matt Carus, a non fare queste cose. Per cui sì, mi sono lamentata di questo. Tanto, ma il tempo che spendi per dire che te lo sei cercato è circa 1,5 secondi.
con 1,5 secondi come possiamo educare il mondo? Scusa. Magari perché vuoi spendere più tempo in dei video dove argomenti il perché le vittime non se la sono mai cercata, sì, sì, sì. E di conseguenza immaginavo, così potresti educare delle persone, cioè, come? Sì, sì, immaginavo. Vabbè, la cosa naturalmente è grave, perché sottrarre del materiale che si tratta di contenuto a pagamento e farlo metterlo in giro in rete senza consenso è comunque sicuramente un danno economico. Ora io non rientro nel merito del revenge porn, dopo dirò la mia, però già di base è una cosa abbastanza grave che delle foto che sono state fatte apposta come contenuto a pagamento siano state prese senza consenso e divulgate. Sicuramente il danno economico indiscutibilmente c'è. Andrea, stato scusa, non ti ho sentito. No, Andrea sottolinea il danno economico di questa cosa. No. Ho detto, non entro nel merito del revenge porn, magari ne parliamo dopo, però sicuramente dico è stata una cosa abbastanza grave il fatto che vengano sottratte delle foto o comunque dei contenuti a pagamento e vengano resi pubblici senza il consenso. Una cosa abbastanza grave, anche perché adesso qui si parla di foto, ma poteva essere qualsiasi cosa. Poteva essere un corso di cucina, poteva essere un video inerente magari a delle lezioni di fisica. Cioè qualsiasi video che viene fatto apposta per essere a pagamento non va sottratto e reso pubblico. Però qua stiamo sottolineando... Qua stiamo sottolineando il danno morale, però. Ho capito, io ho detto solamente che intanto mi trovo perfettamente solidale sulla gravità della cosa, per dire che mi trovo concordi sul fatto che è stata una cosa abbastanza grave, non è una stronzata, che comunque c'è stato un danno serio qua. Cioè, quindi io non so se hai già fatto denuncia alle autorità competenti, spero di sì. Perché domani. Sì, perché qui la gente su internet è sempre convinta di essere dei fenomeni, convinti di essere tutti quanti protetti dietro a uno schermo, ma non funziona così la realtà, quindi sicuramente su questo sono solidale con te per il danno che hai ricevuto. Poi, perfetto, nel merito del revenge porn io mi trovo un po' a metà, però aspetto di sentire anche quello che dite voi, così magari dico anche la mia. E infatti vorrei sentire innanzitutto, visto che è però posso dire una cosa? Sì. No, scusami Green, dal punto di vista legale, io ho subito il revenge porn, non c'è niente da dire, perché delle foto che ho inviato in privato a quegli utenti, il feed, le foto in privato sono state girate su Telegram e su, insomma, altri siti del cavolo. Quindi, dal punto di vista magari dell'opinione di sentire... Vediamo perché, però legalmente è così. No, no, ma non ho detto che legalmente non hai ragione, eh. Non ho detto che legalmente non hai ragione. Ma erano foto, ma erano foto che, cioè, erano sempre dei contenuti comunque di OnlyFans. Erano sempre dei contenuti di OnlyFans da mandare previo pagamento. Sì, sì. Okay. Sentiamo Matt Carus. Privati, e no. Confrontandomi con il legale. Vorrei sentire Matt Carus. No, qual è a me manca appunto questa parte per capire ben un attimo la questione. E le foto quindi che sono girate sono state prese dalla piattaforma o sei tu che le hai inviate a qualcuno? Perché ovviamente è molto diversa quella questione. Sono state prese dalla piattaforma, cioè io le ho viste, mi sono abbonato. Entrambe le cose. E il materiale era entrambe lo stesso? Entrambe le cose sono state girate, sia foto... No. Ok, le foto erano diverse, quindi. No, stai andando a scatti. Maria Sofia, prova a uscire, di entrare, perché... O magari avvicinati un po' al modem, perché la connessione è veramente decerebrante. Definirla. Sì, a quanto ho capito, io non lo conosco questo. Non lo conosco questo sito, però a quanto ho capito, nella piattaforma ci sono degli account per i quali uno manda un contributo, un contenuto in privato, ma comunque sempre nella piattaforma, esattamente come si manda un contenuto in privato nella piattaforma. Posso di WhatsApp. Posso provare a spiegare? Ma cosa penso, poi magari sbaglio. Ma scusate, ma sono solo io che sento tutti a scatti o...? No, lo sento anch'io leggermente a scatti. Male. Ok, perfetto. Posso provare un attimino a spiegare come funziona OnlyFans e com'è la piattaforma, così magari avete un'idea. Allora, prima di tutto, pagando un abbonamento, mettiamo caso, mensile ad OnlyFans, voi avete eventualmente l'accesso a quei contenuti, non la detenzione delle foto, dei post, dei video, ma l'accesso. Quindi ecco perché esiste il watermark in basso a destra, onlyfans.com/ è il nome del creator, perché giustamente OnlyFans come piattaforma in qualche modo deve tutelare anche i creator, in quanto prende una percentuale dal lavoro dei creator. Oltre, quindi, una volta che si paga questo abbonamento, c'è il feed, la home, tutto quello che si può vedere pagando questo abbonamento. In più però c'è una sezione chiamata pay per view, che è appunto una sezione
dove tramite DM, messaggi privati, scambi privati, si possono fare delle commissioni private, si possono riscattare delle foto che nei feed sono blurrate, ad esempio, quello che è capitato a Maria Sofia, per esempio una foto blurrata nel feed è stata venduta in privato tramite pay per view a singole persone, però se Maria Sofia non voleva farsi vedere nuda in quella foto pubblicamente, si va a configurare, parlando appunto con questa legale, cito appunto le parole di questa legale, nell'esempio che mi fai dove vendi una foto ad una persona determinata, può essere una, possono essere 10 persone, sta di fatto che io nei feed non voglio farmi vedere nuda, solo a quelle determinate persone, per cui anche io mi tutelo nel momento in cui so che se sono uscite quelle fotografie magari derivano da quelle 10 persone. È un modo di tutelarsi, no? State capendo oppure... No, no, chiaro, chiaro, no, il discorso okay, regge. Okay, ok, sì, hai comprato una foto particolare, scusa, previo pagamento. Una cosa non ho capito. Finisco soltanto di leggervi quello che ha detto la legale nel momento in cui avviene questa compravendita tramite pay per view, quindi tramite privato, quindi che non si ritrova pagando l'abbonamento semplicemente su OnlyFans. Nell'esempio che mi fai tu dove vendi una foto ad una persona determinata, magari pure su ordinazione, la foto assume la natura di immagine destinata a rimanere privata, per cui si configura reato. Reato, inutile specificare che è penale. Chiaro, chiaro. E gli effetti, tra l'altro, voglio dire solo questa piccola postilla, dato che io mi aspetto che quelle fotografie vengano viste da quelle 10 persone a cui io l'ho venduta e non mi voglio far vedere a tutte le persone che hanno pagato l'abbonamento su OnlyFans, io vedendo liccata quella fotografia, che so che invece l'hanno vista solo quelle 10 persone, l'effetto psicologico ed emotivo, credetemi, è pari al revenge porn. E comunque sia, tra l'altro, secondo me, e questo dico secondo me perché sì, non sono un legale, secondo me il reato include anche le persone che a loro volta ricondividono la medesima certo, foto. Certo. Quindi a voi pirloni, però... a voi pirloni, occhio, perché è un attimo scattare, ridere, far la battuta, che arriva la denuncia a casa, poi i vostri genitori vi spaccano la testa a martellate. Esatto. Occhio, ragazzi. Molti si chiedono, molti pensano che è impossibile risalire a chi ha diffuso queste immagini. Si risale, se io sono, si risale. Esatto. Se io sono una OnlyFans, sono quei 10, esatto, se ho venduto questa foto a 50 persone, tra queste 50 persone che si porta alla postale, no, ci saranno delle indagini, ma comunque è quella cerchia ristretta, non è vero che non si riesce a risalire, magari non si riesce a risalire a chi ha divulgato quella fotografia poi come catena, hai capito? Quello è un po', però una cosa non ho capito, Anna Maria, sì, cioè Anna, bravo. A quanto ho capito però si tratta di una compravendita, no? Dunque, a quanto ho capito Maria Sofia ha venduto la propria immagine a un cliente. No, ora, l'accesso a quell'immagine. L'accesso a quelle immagini. Ah, ok, ha venduto l'accesso. Io non ti vendo, sì. Genio, non ti senti? Okay. No, io lo sento, io lo sento. Maria Sofia, la tua connessione che è veramente tracotante. Per questo Genio, quando tu paghi OnlyFans, esiste il watermark con sotto, appunto esiste per un motivo quel simbolo, è perché tu non detieni la mia immagine, cioè tu non compri la mia immagine, non compri la mia foto, tu compri l'accesso a quello spazio. Sì, compro la possibilità di guardarla. Esattamente, ed è il motivo per cui ci sono persone che magari, cioè ci sono creator che non pubblicano su OnlyFans da 2-3 mesi, ma le stesse persone pagano comunque l'abbonamento perché pagano l'accesso a quei contenuti. Non si dovrebbe screenare, non si dovrebbe detenere, capito? Okay. Io vorrei fare una domanda, a Monte, che non ho capito una cosa. Sì. Vai, Don Ambrogio. Ma vorrei chiedere a Maria Sofia, visto che questa cosa per me è nuova, perché non sapevo di questa tua, diciamo, attività. Volevo capire perché hai cominciato a vendere immagini pornografiche o sono nude della tua persona, hai bisogno di soldi, non lo so. Perché hai cominciato, cioè volevo capire il motivo perché hai cominciato a fare questa cosa. Cioè, prima di tutto, come ho appena spiegato, io non sto vendendo delle mie immagini, ma io
sto vendendo affinché le persone guardino queste immagini. Ecco perché il lavoro della sex worker non è come che so distribuire un qualsiasi altro contenuto, bensì è avere un contatto diretto con me. Ed è per questo che, seppur io abbia subito sia reato di pirateria sia reato di revenge porn per le foto sul feed, io avrei da dire pure su questo, perché di fans è un consenso, persone mi comprano. Quindi, vabbè, comunque, per quale motivo l'ho aperto, scusami la precisazione, perché credo che sia una rivendicazione molto molto forte, molto, chi si mostra senza detto sia un oggetto quale si fa sfruttare. Però io credo invece di essere un soggetto sessuale, perché nel momento in cui io decido di mostrare, e quindi fisso condizione, questa condizione viene rispettata, e la persona... Ma non sento molto bene io. Maria Sofia, siamo Maria Sofia, posso chiederti se hai un accendino e voglia di metterlo sotto il modem? Perché si sente male. Maria Sofia, la connessione è davvero pazzesca. Cioè, ma è un lag proprio anche strano, perché... Scusami, tipo le parole vengono... Scusami, davvero tanto. Non so perché la mia connessione è stata colpita. Ho parlato a Anna Manna, che anche lei vedo che... non lo so perché... Qua è proprio la fiera del... Io non lo so, ma perché non mi sentite bene, no, con ora l'audio? Sì, ora sì. Io ogni tanto salticchia, ma ora bene. È Maria Sofia che è proprio... Sì, anche Anna però non è in sincronia con quella. No, però già è più salvabile. Maria Sofia è proprio su un altro pianeta, è quello il problema. Se Maria Sofia è proprio su un altro mondo, sta giocando un altro campionato. Ma sempre, è un problema che ha sempre Maria Sofia, comunque non è la prima volta. Vabbè, comunque sia, io oggi ho visto il reel di Matt Karus e mi trovo pienamente d'accordo. Ok, capiamo un attimo Matt Karus, qual è la sua ideologia su questo discorso. Ma allora, dal punto di vista legale, ovviamente sono più che d'accordo su quello che è stato detto, credo che non ci sia nulla da aggiungere su quello. La mia perplessità è più in merito alla questione etica morale, cioè il fatto di voler trovare una similitudine al revenge porn, quando di fatto non si tratta assolutamente di una vendetta nei tuoi confronti, non si tratta di una foto che tu hai inviato a una persona, come dire, stretta a te, ma tu ti interfacci con delle persone che si aspettano quel contenuto perché evidentemente lo acquistano, quindi stanno comprando questo tuo contenuto, adesso a prescindere dai concetti, insomma, legali, le parole giuste che si possono utilizzare in merito. Però ecco, abbiamo a che fare con delle persone che stanno comprando qualcosa di tuo. La pirateria esiste conosciute. Da sempre. La pirateria, sì, esatto. La pirateria esiste da sempre. Quindi, cosa succede? Che da sempre, da quando esiste internet, si è sempre cercato il modo, qualcuno l'ha sempre trovato, di condividere del contenuto multimediale in modo gratuito. Succede con i film, succede con la musica, un sacco di artisti ovviamente si sono ritrovati, io mi ricordo inizio anni 2000, i brani che si potevano scaricare tramite Mule, i film tramite Mule. Ecco, quindi è una cosa che da sempre esiste. Beccato. Ecco, esatto. E di conseguenza mi domando, quindi, che cosa c'è di diverso rispetto a quello che a te è successo? E mi sembra che sia semplicemente la stessa cosa, solo che sta succedendo. Sai che sono d'accordo solo a metà. Sono d'accordo solo a metà, perché asserire inizialmente che il motivo per cui hanno condiviso le foto non è un motivo di vendetta... perché è lecito, cioè noi sappiamo benissimo, così come io, anche Maria Sofia, questo è un dato di fatto, lo sappiamo, stiamo sui coglioni a tantissime persone, questo lo sappiamo, è innegabile, voglio dire, non facciamo finta che non sia così. Quindi non è detto necessariamente che non sia stato anche per vendetta, noi non possiamo saperlo, quindi non possiamo asserire con certezza che non ci sia però, dietro. Beh, anche però... dietro. Aspetta, detto ciò, in parte concordo con te comunque sul fatto che effettivamente non è uguale dal sottrarre una foto privata che una persona dà magari a una singola rispetto a questa cosa qui. Però è anche altresì vero che non è detto che non l'abbiano fatto per una sorta di vendetta. Quindi posso mi trovo un po' a metà tra voi. Posso due aggiungere una cosa? A livello terminologico. Aspetta, c'è tutto robotico! Oddio, non lo so che... Cioè, sono i Terminator. No, Skynet sta conquistando. È quel microfono lì, è lo Shure, è vero?
È proprio lo show. Beh, comunque, okay. Io volevo finire un attimo. Posso finire un attimo? Va bene. Punto? Ok, aspetta. Finiamo un attimo, Matt Carus. Vai. Io. Quindi volevo aggiungere molto semplicemente: nel momento in cui si decide di pubblicare le proprie foto su anche solo un server, no? Quindi stanno uscendo dal telefono. Le stai facendo uscire dal telefono, non sono più tue, perché comunque le stai uploadando su un server, ok? Quindi può succedere di tutto, può entrarti un hacker, può entrare qualsiasi cosa. Tu stai decidendo di metterti a rischio. Questa è una decisione che tu hai preso. Esatto. E quindi tu stai correndo dei rischi. Quindi la mia domanda è: perché ti devi lamentare di questo? Cioè, io capisco il danno che tu hai subito, ma come puoi lamentarti? Non te lo aspettavi? Non ci hai pensato? Perché io subito lo penserei, immediatamente, prima ancora di iniziare. Dici, Maria Sofia. Hai finito? No, perché non ho capito se è il turno di parola. Voleva dire una cosa a Anna Manna, ma credo che sta ancora attaccando il microfono. Oppure no, perché qua sta allagando. È un disastro. Vabbè, comunque dici, Maria Sofia. No, Matt, proprio la ragione per cui io mi lamento è che me l'aspettavo. Perché siamo tempo, tra l'altro. E quindi per questo non dovresti lamentarti. Tipo di ranni, che non è nemmeno la prima che ciò accade. Non l'ho capito. No, proprio perché io me lo aspetto, mi lamento, perché so che ho sbagliato e vado incontro a questa cosa, perché ho intenzione di cambiarla, non è che... Ti lamenti del male. Ma è impossibile, Maria Sofia, è impossibile, non puoi togliere la pirateria. No, però... Vabbè, quindi aspettavi che accadesse, tu aspettavi soltanto che accadesse. Esatto. Però, esatto. Per poi lamentarti. Però abbiate interrotto per poi lamentarti dell'ovvio, peraltro, del fatto che esistono persone malvagie. Ti sapeva già. Parlava. Sì, io l'ho interrotto. Andrea mi ha interrotto. Ma io interrompo tutti e me ne sbatto. Sono io. No, ma Maria Sofia, il punto è che ti vediamo laggare. Ti vediamo laggare, Maria Sofia, quindi tu ci senti dopo. Quindi sembra magari che ti interrompiamo quando non l'abbiamo fatto. Prova a uscire e rientrare di nuovo, perché la connessione è veramente saltellante. Capito, però, Gren, non so come si sente. Peggio di prima. Stavo cercando di dire proprio perché me lo aspettavo, è un dovere lamentarmi, perché non è giusto normalizzare così tanto questa relazione di causa-effetto sbagliata. Sappiamo tutti che il mondo va male, che il mondo è cattivo, che il mondo è costruito su delle dinamiche violente, ma se noi continuiamo a darlo per scontato e, come ho detto all'inizio, sprechiamo il nostro tempo nell'affermare robe tipo ma sei tu che devi tutelarti, invece per tempo di utilizzare questi spazi per educare la gente a non fare una cosa del genere. Ed è per questo che io devo complimentarmi con Andrea, perché prima ha appunto detto state attenti, cioè ha proprio rimproverato, no? E avvertito le possibili persone che sono qui, no, a vedere questa live. E quindi cioè, non riesco a capire per quale motivo poi. Se vuoi ti spiego io, posso soltanto dire una cosa in riferimento alla vendetta, perché altrimenti poi perdiamo il filo. Il termine revenge porn, o il concetto di porno vendetta, attualmente è in discussione perché restringe troppo il campo. Non si tratta semplicemente di vendetta o ricatto. Non è a livello terminologico non racchiude precisamente il concetto. Vi posso fare un esempio a proposito? Sì. Infatti io potrei inviare delle foto a una persona che non conosco per nulla bene, ho il suo numero perché l'ho incontrata una volta in discoteca, la trovo attraente e per questo voglio farci sexting. È assolutamente legittimo, perché la mia fiducia... Sì, è legittimo, perché... ma stupido, Maria Sofia, però. Ma perché dovrebbe essere stupido? Nel momento in cui noi diciamo che è stupido e perdiamo del tempo a colpevolizzare le vittime invece che portare educazione su questi canali sul perché non si dovrebbe fare, perdiamo tempo. Cioè, facciamo, Maria Sofia, esiste una virtù che si chiama prudenza. Prudenza. E poi aspetta, però posso non essere interrotta? Tu che interrompi, Don Ambrogio, tu Matt Carus che interrompi. Non si fa così. Allo stesso modo, poi noi parliamo tanto nella pratica, ok, ma questo nella pratica è stupido, non è prudente, ma nella pratica lo sapete che questo non fa denunciare le vittime, perché più perdete tempo nel dire te lo dovevi aspettare, invece manco di consolare, no? Perché la prima reazione che noi abbiamo è quella di dire no, te lo dovevi aspettare, non è quella di consolare la persona che ha subito questa cosa. Quindi poi, ma che stai ridendo? Scusami, ok. Ma abbiamo capito prima il tuo punto di vista. Posso dire la mia? No, allora, stavo finendo di parlare. Genio, dai, falla finire.
Ma ci metti davvero tanto a dire un concetto che si potrebbe riassumere davvero in vabbè, ma fai finire lei, poi lo dici. Ma a me non ti interessa. A me interessa. Sì, sintetica. No, non devo essere sintetica io, siete voi che non mi... Sì, perché stai parlando a me, devi portare rispetto anche quando parli, nella sintesi, Maria Sofia, dai. No, Don Ambrogio, non è colpa mia che parlo troppo, come non è colpa di... Sì, è colpa tua, perché le parole escono dalla tua bocca, scegli tu che parole usare. Quindi, sì, sintetica, per favore, per l'amor di Dio, facci questa carità, perché sennò ci sfondi anche le gonadi. Ma è una cosa importante da capire, Don Ambrogio, cioè... Sì, ma dilla velocemente, dai, si è capito quello che vuoi dire. Maria Sofia, abbiamo capito quello che vuoi dire, adesso... Lascia parlare anche gli altri. Comprendere un concetto non equivale ad essere veloci a Ambrogio. Cioè, sì, ma abbiamo capito. La stai ripetendo in tre modi diversi le stesse cose. No, vabbè. Non avete capito niente se continuate a intervenire. Allora, facciamo un attimo finire Maria Sofia. Magari cerca se puoi riassumere un pochino e poi capiamo anche gli altri cosa devono dire. Vai. Vergogna comunque. Allora, di base, voi che parlate tanto della pratica, così non vi rendete conto che dicendo ma te la dovevi aspettare, ce la sei cercata e tutte queste cose, inducete le vittime a non confessare, così lasciate poi tutti i molestatori e tutte queste persone che compiono reati simili, di violenza di genere o come la volete chiamare, a piede libero, perché... Se passiamo troppo tempo a colpevolizzare le vittime, non passiamo abbastanza tempo a rimproverare loro, le vittime hanno paura di denunciare e quindi fuori rimane tutta quella gente. Pure se voi non siete dalla parte di queste persone, fate i loro interessi. Questo è quanto. Però aspetta, Andrea, c'era Genio. Sai cos'è il problema, Mario Sofia? Tu dici tante cose, metti insomma nella discussione tante cose e insomma devi... Poi una persona poi si dimentica, no? Tutte le cose che dici per risponderti. Dunque è meglio che magari tu dici un paio, poi aspetti che rispondano, poi un paio. Va bene così, comunque. Iniziamo già con la mia opinione. A mio parere, tu hai sbagliato in quanto non sei stata prudente, capito? Allora, non ci si può lamentare, a parte la tua idiozia secondo la quale, cioè, tu sei andata direttamente verso il pericolo per lamentarti del male. Cioè... Tu sei andata direttamente verso il pericolo del male per lamentarti, sapendo già che esiste. Minchia. E questo sì, e lo sai questo perché? Infatti noi, no, non mi devi interrompere, infatti noi non stiamo giustificando il male, ma stiamo sottolineando quando tu hai sbagliato a essere poco prudente, a fare una cosa così folle, nell'andare contro il male al solo motivo di lamentartene. Capito? No, immagino che magari tu non abbia capito. Però magari chi ha... Se posso permettermi adesso, ho capito, vabbè. Io il tuo discorso lo capisco, nel senso, è chiaro che nella vita ci vuole prudenza, perché partiamo dal presupposto fondamentale che là fuori gli animali ci saranno sempre. Cioè, il male è insito nell'essere umano, non è possibile eliminarlo. Chiaro. Noi siamo biologicamente programmati, purtroppo, per essere degli stronzi. Poi ci sono quelli che lo sono molto poco, quelli che lo sono tanto, ma è statisticamente impossibile pensare che un giorno le persone saranno tutte quante buone. Detto questo, però, non concordo sul non ti puoi lamentare. Nel senso, io capisco il tuo ragionamento. Puoi lamentarti, sì. Ma infatti capisco il tuo ragionamento, lo capisco, però la lamentela mi pareva pur lecita, cioè nel senso... Ma infatti noi non stiamo dicendo che lei non può lamentarsi, noi non ci stiamo lamentando del fatto che lei non possa lamentarsi, ma che lei non possa agire rischiando al solo motivo di lamentarsi, è ben diversa la cosa. Guarda, ti dico la mia. Mettiamo, allora, il fatto che l'abbia fatto per far presente un problema, per me ci può anche stare, nel senso, non la vedo come una cosa così devastante. Cioè, lei ha voluto far presente che c'è un problema, e questo problema si chiama pirateria, revenge porn, quello che volete voi. E questo, sinceramente, non la vedo come una cosa così anomala. Poi, uno può discutere sul fatto che, aspettandosela, la protesta dopo non ha senso, eccetera, eccetera. Però magari l'ha fatto con l'azione di voler sensibilizzare su un argomento che magari è un argomento che può essere sempre attuale. Il discorso naturalmente diventa complesso quando si cerca di eliminare completamente questo fenomeno qui, è impossibile, cioè nel senso l'uomo non arriverà mai al punto in cui non ruberà più, non compierà più, è impossibile. Si può cercare di sensibilizzare, volendo sensibilizzare è una cosa lecitissima per ridurre al minimo, però l'idea che questa cosa non accada più è impossibile. Cioè io quando esco con una persona, che sono un uomo, e sono un uomo anche discretamente robusto, per dire, se uscissi con una ragazza la prima sera io non andrei mai su in casa sua, perché io non so chi cazzo è.
Io non mi devo aspettare che lei sia buona. Questa magari è matta, mi tira una coltellata o che ne so io. Cioè, e io sono un uomo, voglio dire, sono un uomo anche grosso, quindi non è che... Quindi posso immaginare magari, nel senso, una ragazza, per dire che non vuole approcciarsi a certi uomini a andare in casa sua, ci sta benissimo, perché è come se io andassi a casa di un orso. Quindi, nel senso, è giusto sensibilizzare, però diventa difficile. Questa non lo puoi non l'eliminerei mai. Cioè, biologicamente... La cosa però un po' dubbiosa, un po' sospettosa, è che nel suo reel, Maria Sofia, non sembra che abbia... fatto notare che il motivo per il quale abbia messo delle foto su OnlyFans è proprio per farsele copiare, divulgare, proprio questo, per sensibilizzare, però non ha detto quello. Ma infatti lasciami finire, sembrerebbe che la sua riga si stia lamentando per un danno subito. Ma sembra a te, a questo punto. Che forse sembra a te, perché non è quello che ha detto. E poi tra l'altro un'altra cosa, se proprio posso aggiungere, per il fatto che è quello comunque, che ha detto adesso, non in realtà l'essere umano purtroppo ahimè ha questa natura e il male non si può sradicare, quindi è giusto fare sensibilizzazione, però il discorso di Matt Carus del prevenire piuttosto che poi andare a curare è come dire non andate a fare questo lavoro perché altrimenti, proprio perché ci si deve aspettare un'azione del genere, allora voi poi correte il rischio. Invece effettivamente ha senso. Sì, però la prospettiva è diversa. Dovreste in realtà dire queste cose capitano. Tu lo sai che capitano, però la responsabilità ovviamente è di chi commette quell'illegalità, quell'illegittimità. Perché sono queste persone qui che non dovrebbero divulgare. Non è colpa di chi lavora col proprio corpo o come sia tramite... Cioè, se voi ci volete mettere il giudizio, il pregiudizio del sesso abbinato alla donna oppure così, va bene. Ma quello va risolto in separata sede. Ma scusa, in questo caso qua, è impossibile dire, raga, non lavorate con il vostro corpo, non normalizziamo il sex work perché ci sono le persone di merda che poi dopo divulgano le immagini. Non dovrebbero esserci quelle illegalità, quelle azioni di merda. Sì, ma per analogia, il tuo discorso è come se io non sbagliassi andare da uno delinquente e dirgli vaffanculo, pezzo di merda, testa di cazzo. E dopo lui mi prendesse a botte, no, allora lui che sbaglia. Ecco, il pregiudizio lo sai com'è. Io l'ho indotto in errore. Genio, lo sai com'è il pregiudizio. Maria Sofia, mi devi lasciare parlare. Analogamente, Maria Sofia, mettendo fotografie su OnlyFans, induce all'errore colui che copia e incolla. Esattamente come io. Cioè, quindi l'ho provocato. Che insulti, mi devi lasciare parlare. Esattamente come io. Che dico vaffanculo, pezzo di merda, un delinquente, induco all'errore di picchiarmi il delinquente. Perché induco in tentazione. Il pregiudizio. Dunque anche un po' mia la responsabilità, esattamente come anche un po' di Maria. Non sono molto d'accordo con questo discorso, perché allora se vado in giro in centro città con un orologio d'oro, induco il ladro a rubarmi. Mi hai tolto le parole di bocca. Il pregiudizio, no, sai qual è? Il pregiudizio è tipo dire il napoletano classico. Se vai per strada ti rubano l'orologio, quindi non vado per strada a Napoli con l'orologio d'oro. Un conto è dire, ragazzi, non possiamo eliminare la prudenza. No, e su questo siamo d'accordo. Aspetta, su questo sono d'accordo con te, ci mancherebbe, però un conto è, cioè, un padre che dice alla figlia: mi raccomando, quando vai in discoteca non metterti magari troppo nuda, perché non è che dice perché così te lo cerchi, lo dice perché dici occhio, perché là fuori ci sono degli animali. Chiaro. Che potrebbero fare cose brutte. Non è che colpevolizza la figlia per essere un po'. Sì, ma se poi la figlia lo fa lo stesso, allora è colpevole. Di poca prudenza. Ma non è colpe, no, perché andare in giro. Ma è come dire che io vado vestito bene e attiro i ladri? Ma che vuol dire, scusami? È come dire che saresti colpevole di poca prudenza se andassi a Napoli. Capito? Ma non possiamo vivere nella paura delle azioni compiute dalla gente là fuori. Allora io devo andare a avere paura di andare in giro perché la gente cosa. Mi meno. Cos'è un teorema di Andrea? Ma così vincono i criminali, scusami. E allora, se ci sono i criminali, io li lascio la città.
siccome ci sono i criminali, metti che in centro a Bologna ci sono i drogati, allora io non ci vado. No, allora, ha ragione i drogati. Avere, allora, lasciamo che Sud Italia sia governato dalla mafia, lasciamo che i criminali vadano in città e dicono siamo criminali, questa città è nostra, non vorrei mica che ti induca in tentazione a farti ammazzare. Ma allora arriva un criminale in casa mia, mi dice dammi casa tua, perché se non me la dai mi induce ad ammazzarti. Ma che discorso è? Scusami, voglio dire, cioè, la prudenza sì, però non possiamo attaccare. Aspetta, Geni, non ho capito. No, ma che discorso è? Lui ha detto un discorso che non l'ho fatto io e che ha fatto lui adesso. Ma non ho detto quello che ha detto lui. Allora, sentiamo Maria Sofia. Maria Sofia, sentiamo. Dici, Maria Sofia. Un secondo. Scusa, perdonami. Io adesso avrei due minuti, dopo devo andare via. Okay. Vorrei fare solo l'ultimo intervento. Assolutamente che sì. Tra di voi, perché dopo ovviamente io non posso rimanere. Che è una cosa che io sto fatto. Lo sentivo, l'ho visto anche io su un TikTok di uno che parlava di questo fatto di te, di Maria Sofia, e lui la metteva in questi termini. Io ti riporto più o meno le sue parole o il senso di quello che ha detto, poi dopo ne discutete, magari tu potrai spiegare meglio questa cosa. Per quello che ti chiedevo prima, la motivazione del perché hai fatto questa cosa, e io sinceramente non ho ben capito la risposta, ma poi potrai spiegarla meglio, mi riguardo la registrazione. Perché questo signore diceva, tu Maria Sofia non ti puoi lamentare di questa cosa, perché fondamentalmente tu ti stai lamentando che non ti hanno pagato per i tuoi contenuti e ti roda il culo. Quindi lui diceva questa cosa qua e io l'ho vista tramite questo video. Per quello che ti chiedevo la motivazione, se tu lo fai per soldi o se lo fai per altri motivi che non ho ben capito, perché se lo fai per soldi allora ti stai lamentando in realtà che non ti hanno pagato, ti roda il culo perché non ti hanno pagato per questi contenuti rubati, come quelli che vivono la pirateria purtroppo. Detto questo, io adesso vi lascio discutere e vado, poi mi riascolterò la registrazione e vi saluto tutti. Ciao Don Ambrogio, grazie mille. Ciao. Allora, partiamo dal presupposto che anche se questa cosa mi avesse fatto male per i soldi, avrei tutto il diritto di soffrirci, perché rimanendo solo sul fronte della violazione del copyright, si tratta comunque della mia proprietà intellettuale rubata. Peccato che, come ho già spiegato 3 volte, qui non si sta parlando di violazione del copyright, ma per la legge di revenge porn. E anche dal punto di vista logico questo è dimostrabile, perché il consenso di una persona può essere comprato, passatemi il termine, magari non per denaro, nel senso io vado a letto con una persona, barra, io le mando delle foto perché trovo attraente questa persona, perché questa persona mi sta simpatica, per una pluralità di motivi che sono validi e che non per forza sono legati a un legame amoroso che è tipico della narrazione tipica del revenge porn. Ecco perché Anna giustamente spiegava come questa espressione fosse sbagliata e fosse meglio utilizzare condivisione non consensuale di materiale intimo, perché secondo sto ragionamento, se io mando una foto nuda a un tipo che ho appena conosciuto e mi fa condivisione non consensuale del materiale intimo, non sarebbe un reato perché non c'era abbastanza fiducia. È una stronzata, permettetemi. Non si configurerebbe la vendetta e ricatto, esatto, perché non ne avrebbe il motivo in realtà, però in realtà un danno l'ha fatto. Posso dire una cosa? Aspetta, Green, scusami. Per stringere, stavo finendo. E quindi la base sarebbe che io da sex worker vendo, quindi mi faccio comprare il consenso, esattamente come una persona si fa comprare il proprio consenso per la ragione della bellezza, per la ragione della simpatia, per la ragione dell'amore, eccetera, eccetera. È la stessa cosa, quindi io mi sono lamentata perché effettivamente un danno nella mia intimità c'è stata, perché il prezzo del mio consenso era quello, era quel denaro, e non rispettandomi questa cosa hanno calpestato la mia volontà. Ed è una dinamica molto, molto, molto negativa, tutto qui. È per questo che, ma però Don Ambrogio mi ha chiesto perché ho fatto sex work, vabbè, lo spiegherò in prossimi post. Prima Grimbaud dice quello che vuole dire, poi riprendiamo il discorso, se no parlo troppo. No, innanzitutto lo... ma noi non diciamo che non puoi lamentarti. Genio, noi stiamo sottolineando che tu sei Genio. Stato un po' poco prudente. Allora, innanzitutto volevo chiedere a Rubin come stesse. Ciao. Com'è? Rubino? Rubin. Ah, Rubin. Rubin. Ah, Rubin. Come stai? Fondamentale, devo dire. Bene, bene. Ok, perfetto. Volevo solo chiederti questo, grazie mille. Ma scusa, tu sei il ragazzo che ha fatto la tigre contro il leone? È lui. Sì. Ah, sì, comunque secondo me vincerebbe il leone.
Oh cazzo, vabbè, apriamo un'altra live. Vabbè, aspetta, vabbè adesso non c'entra un cazzo. Vabbè, non c'entra un cazzo, però. Aspetta. No, non ci, non ci perdiamo. Voglio dire una cosa. Aspetta, fermi. Va bene, non ci perdiamo. Voglio dire una cosa. No, Maria Sofia, allora, io sono d'accordo sul discorso che se mandi. Vabbè, ovvio, anche lì. Boh, ma ok, mandi la foto a uno su OnlyFans, a un account di OnlyFans, gira. Ok, è sbagliato, è concettualmente una cosa. È concettualmente revenge porn. È chiaro che anche lì, su quelle cose un po' sul filo del, non so, dici vabbè, boh, è veramente tanto da aspettarselo. Cioè, quasi troppo da aspettarselo per renderlo, boh, non lo so. Però io voglio capire, se tu ti lamenti anche delle foto, quelle che sono nel feed di OnlyFans, cioè quelle che hai messo pubbliche per chi è abbonato a OnlyFans, cioè se fossero anche quelle incluse nella lamentela, dimmi solo sì o no. Questa roba perché mi serve perché. Ok, certo. Però io volevo anche salutare gli amici di Brazzers. Cioè, io ho tipo tutti i porno di Brazzers e non ne ho mai pagato mezzo. Ma e non credo che quelli che li pubblichino facciano revenge porn sulle attrici, capito? Allora, io non so come funzioni Brazzers, però so come funziona OnlyFans, anche perché Anna l'ha spiegato molto bene. OnlyFans solo per i fans, per le fans, per quello che ci volete mettere. Ciò vale a dire che io lì, su quella piattaforma, vendo un contatto con la persona. Io non sto vendendo delle foto. Do a disposizione il mio consenso per il prezzo di soldi. Ciò l'accesso. Vale a dire che... L'accesso allo spazio. Sì, l'accesso allo spazio sarebbe equivalente del mio consenso, per cui la dinamica che si instaura tra me e la persona che paga l'abbonamento è: cavolo, io faccio una cosa per quella persona, cioè io faccio una cosa per Maria Sofia, dirà un mio fan, cioè pagarle dei soldi, e lei per quei soldi mi invia le foto, ma non è che io mi sta comprando le foto, quello che sta comprando è la mia intimità, è il convincermi a mandare quelle foto. Di conseguenza, anche se per la legge italiana il discorso delle foto sul feed purtroppo rientra nella pirateria perché è una piattaforma pubblica, nella teoria non dovrebbe essere così, e io quindi mi lamento anche di questo. Per la legge italiana ho subito revenge porn solo per le foto in privato, come se fosse solo poi. Però c'è anche da dire che comunque la legge sul revenge porn è stata istituita veramente da pochissimo e sta ancora definendo la sua dimensione. Tipo, per esempio, non è che nel 2019, prima, quando si inviavano consensualmente il materiale intimo, non era revenge porn, e poi dal 2019 all'improvviso così. Cioè, la legge si forma man mano col tempo e poi si va lì a riempire dove ci sono delle falle nel sistema. Questa cosa evidentemente dovrà essere rivisitata poi per estendere appunto il tutto anche a revenge porn. Perché certo. Questo è, però comunque attualmente no, dal feed di OnlyFans pagando l'accesso tramite l'abbonamento non sarebbe revenge porn. Purtroppo. Purtroppo, e potrebbe essere una falla, se ne può discutere volendo. Secondo magari me ci sta. Ecco, questo... Vabbè, comunque posso dire... Un'altra cosettina inerente a questa cosa. Volevo rispondere a Maria Sofia anche inerentemente al fatto che lei ha affermato che, siccome noi diciamo, tra virgolette, la sei andata a cercare, allora andremmo a distillare, insomma, nelle ragazze, nelle persone che dovrebbero fare le OnlyFans, come si dice, sì, OnlyFans, vabbè, insomma, il desiderio di non farlo più, no? Ed effettivamente penso che sia una cosa che possa essere giusta, effettivamente. Analogamente, noi andiamo a consigliare a varie persone di non lavorare come nutrizionisti di coccodrilli, proprio a motivo del fatto che c'è il grosso rischio che possano essere mangiati, no? queste persone. Allora, noi non stiamo dicendo che nessuno può fare il nutrizionista di coccodrilli. Stiamo dicendo che è molto probabile che possano essere mangiate queste persone. Vabbè, diciamo che in generale tutto quello che concerne la pornografia, la sessualità, è una cosa che uno esiste da sempre, due esisterà per sempre, tre è ovvio e lampante che fa leva su quelli che sono gli istinti più animaleschi delle persone, anche perché la grande quantità presente nel mondo di internet di nudo, pornografia, quello che volete, è direttamente proporzionale alla domanda. Se domani tutti volessero vedere dei tostapane, la gente pubblicherebbe tostapane. E il punto è che comunque, purtroppo, facendo leva sui più bassi istinti biologici dell'uomo,
diventa un'impresa, non dico titanica, divina cambiarla, nel senso, cioè, non dico che non ci sia il gesto nobile dietro, ma stiamo parlando di una cosa che cambiarla è fisiologicamente impossibile per me è impensabile. Poi non dico mica nulla sulla prudenza, la prudenza ci vuole sempre, però... Io volevo sentire Matt Carus, cosa ne pensava. Anche magari del mio discorso, mi interessava. Per me rimane, sì, anche, allora, per me è pirateria non solo per quanto riguarda il feed, ma anche il contenuto in privato sempre sulla piattaforma. Per me rimane pirateria. Poi che ci sia una legge che lo definisca revenge porn, per me, dal mio punto di vista, è sbagliato e rimarrebbe pirateria. Ma detto questo, ciò che mi stupisce, continua comunque a sorprendermi, è questo voler paragonare appunto la problematica in cui si è imbattuta Maria Sofia e al revenge porn in cui si potrebbe imbattere invece una ragazza che invia il proprio contenuto, il proprio corpo a magari un ex partner e questa persona lo diffonde, e secondo me sminuisce proprio questa possibile vicenda che può accadere insomma alle persone che condividono il proprio corpo con persone più strette, che quindi non stanno vendendo il proprio corpo ma divulgano le proprie foto magari a delle persone di cui si fidano, eccetera. Quindi sminuisce secondo me invece questo tipo di vicenda, cioè il fatto che lei l'abbia paragonato a revenge porn sminuisce invece questa vicenda che colpisce sicuramente diverse persone. Mi ricordo anche quell'insegnante, se non vado errato, di Torino, che l'ex ragazza aveva condiviso le sue foto in un gruppo di WhatsApp con gli amici di calcetto. Ecco, una ragazza che è stata devastata da questa vicenda, e dove la situazione era totalmente diversa. Lei non aveva deciso di vendere il proprio corpo, si fidava di questa persona. Quindi ecco, quello che Maria Sofia dice in quel video sminuisce questa vicenda, che invece è molto importante, perché se da una parte abbiamo effettivamente una persona che decide di mettersi a rischio proprio volontariamente a tantissime persone, a migliaia di persone, dall'altra parte abbiamo una persona che invece si fida di quello che è il suo partner, e di conseguenza sono due episodi, dal mio punto di vista, totalmente distinti. Vai, Maria Sofia. Sono totalmente distinti. Secondo questo ragionamento, sarebbe anche meno grave che una persona che ha incontrato un tizio in discoteca si mette il giorno dopo aver preso il numero di telefono, a inviare delle sue foto intime e poi se le ritrova diffuse dappertutto. Ma poi, Matt Carus, perdonami, il mio esatto sarebbe meno grave riguardarlo in maniera più approfondita, perché io non dico di essere vittima di revenge porn, bensì di diffusione non consensuale di materiale intimo, proprio perché l'espressione revenge porn, come ha spiegato Anna poc'anzi, è estremamente riduttiva e va purtroppo a proprio limitare tantissimi altri casi in Italia almeno a livello legislativo, in Italia almeno a questa, e purtroppo ecco qual è l'errore, che si ricollega alla sfera affettiva pure della fiducia a quello che avviene, quando poi in realtà il problema persiste e va ampliato. Cioè, certo, anche perché non quello che è successo a Maria Sofia non sminuisce minimamente la problematicità di quello che è successo all'insegnante di Torino. Entrambe le cose vanno combattute, Matt, perché un conto, cioè io se decido di vendere la mia foto nuda a 10 persone, so che la vendo a 10 persone, quindi decido di non metterla pubblicamente nel feed di OnlyFans, perché questa cosa probabilmente un rapporto di fiducia forse si instaura, no? Con quella persona, con quel cliente, magari ci parlo un pochino prima, non lo so. Ognuno come decide di fare. Se proprio vogliamo parlare anche di rapporto di fiducia, io a quelle 10 persone, so che quell'immagine nuda la mantengono 10 persone e non voglio che la vedano in 1000. Capisci qual è il problema? E il problema, l'effetto psicologico, quando io vedo la mia foto liccata e i gruppi Telegram dove dicono qualunque sul mio corpo, quando io so che quella mia immagine l'ho data a 10 persone, credimi, è lo stesso. L'effetto psicologico è lo stesso nel sentirsi leggere determinate cose. Però è una responsabilità diversa, dai, ma non è paragonabile, dai. Aspetta, la dinamica è diversa. Allora, Simone, la dinamica è diversa. Sicuramente è diversa. Però comunque l'effetto psicologico, credimi, è la stessa cosa. Perché io penso di
darla a quel tot di persone, la mia immagine. Poi tra l'altro noi parliamo soltanto di immagini, non prendiamo in considerazione che per esempio tramite commissioni private su OnlyFans ci sono note personalizzate, chat erotiche personalizzate che possono fuoriuscire, che messe fuori contesto possono creare dei problemi alla persona. Quindi noi siamo troppo legati anche soltanto al prodotto dell'immagine, si richiede tanto altro. Quindi magari io direi piuttosto di chiederlo l'effetto alle persone che si sono ritrovate in mezzo a queste dinamiche, perché è un conto che io l'immagine la vendo a quelle 10 persone magari fidate, un altro conto che io vedo i miei commenti di 10.000 persone quando poi in realtà non volevo. Beh, però Anna, non possiamo basare la legge e la legislazione in base ai sentimenti che una persona prova e che le idee ha, serve un'idea oggettiva o razionale di quello che... Infatti. Poi io ti dico la verità, sono un po' a metà qua, cioè mi faccio anche fatica a esprimere, perché secondo me non è la stessa cosa di mandare una foto a una persona con l'intento di farla vedere a lui, di pubblicare delle foto su un sito che vengono liccate, tirate fuori. Non dico che non sia revenge porn, non sto negando che non possa essere, perché come detto prima, magari ci può essere tranquillamente l'intenzione di averlo fatto apposta come vendetta personale, perché gli stavano sul palle qualcuno stava sulle palle Maria Sofia, ci mancherebbe. Però secondo me, benché si possa tranquillamente considerare revenge porn, e per la legge a quanto pare, ho imparato stasera, è così, secondo me non è la stessa cosa, perché comunque una persona che manda la foto intima a un ragazzo la sta dando per mandarla a lui, non sta andando su un sito dove uno mette le foto e dice ragazzi le mie foto sono qui. Cioè, per me non è... Però aspetta Andrea, io parlo sempre nel contatto privato delle commissioni private del pay per view, cioè capito, quando io decido di vendere la mia immagine nuda a quel determinato cliente perché magari con quel cliente io ci instauro un certo tipo di rapporto e magari immagino in qualche modo che quelle fotografie non escano, comunque non devono uscire perché è un'azione illegale e non si deve fare, cioè è l'accesso solo allo spazio, non a scannare la fotografia e tutto quanto. Quindi già prendendo l'illegalità di questa cosa, io mi aspetto che la mia immagine non venga divulgata. In più tu cliente a cui io mi sono fidata, a cui io ho venduto la mia immagine da nuda e non su OnlyFans con l'abbonamento normale, in qualche modo mi sento tradita. Se all'improvviso io domani mi alzo e vedo che tra quelle 10 persone c'è una che ha liccato la mia foto e mi trovo la merda, sì, me lo dovevo aspettare assolutamente, mi cago in mano per quello che succede. Però comunque è una merda e credimi, a livello psicologico, a livello emotivo il riscontro praticamente potrebbe essere equiparabile. Ora, voi vi legate tanto al sentimento di tradimento, tradita la fiducia, quella ragazza è stata tradita tu dici no? Non è quello, non la è quello. Questione è proprio... affettiva, voi non siete... È il concetto di pubblicarle da una parte su un sito, quindi decidere di avere un determinato tipo di rapporto piuttosto che un altro. Questa è la differenza dal mio anche punto perché di vista. Non è uguale mandarla a un ragazzo con cui stai instaurando un rapporto, ma infatti, se tu in discoteca conosci una ragazza, scusatemi, il contrario, tu sei una ragazza e conosci un paio di fanciulli in discoteca e la sera gli mandi già le foto, secondo me sei incosciente, cioè non c'è altro da dire. No, ma anche secondo me è una gara di cioè non di responsabilità, di... Non c'avevo la parola, ma non mi viene. Cioè, non è proprio paragonabile, capito? Maria Sofia parla, non esatto, parla e basta. Cioè, la falsità, no? Attenzione, dico solo una cosa, poi parlate. Questa è la cosa falsa che ha detto Anna. Ossia che c'è veramente un legame di fiducia fra la OnlyFanser e tutte le persone a cui manda delle foto a pagamento. Perché anche se ci fosse, proprio perché se ci fosse questo legame di fiducia, di affetto, non le manderebbe a pagamento. Dunque direi che non c'è nessun legame di fiducia. Togli il legame di fiducia, non c'è nessun legame di fiducia e nessun legame di affetto. Togli il legame di fiducia alle persone a cui l'OnlyFanser manda le foto. Pertanto, a quanto pare, non ci sono gli estremi per poter dire che è... com'è quella parola lì, quel reato lì, come ricordo, come si chiamava? Revenge porn. Revenge porn, che non conoscevo, ma a quanto capisco necessita che
vi sia il concetto del tradimento e della mancata no, fiducia. No, 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 invece no, 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 non hai capito. Non lo conosco. No, no, invece no, no, è proprio tutto il contrario, non deve esserci solo. Cioè, concettualmente le persone pensano troppo al revenge porn come tradimento di fiducia, quando poi in realtà il problema è esteso, è esteso. Io posso capire che le dinamiche sono differenti, attenzione, io non sto dicendo che le dinamiche non siano differenti, per carità di Dio, però... puntare il focus sul bisogna prevenire, è meglio non lavorare facendo la sex worker o il sex worker piuttosto che definisci cos'è questo revenge porn, definiscilo proprio la violenza nell'intercorso, definiscilo così capiamo un po', se no non riusciamo a capire, no? Io scusami ma Genio, ma noi finora stiamo parlando di revenge porn, tu scusami, tu di cosa stavi parlando, perdonami, cioè a cosa stavi seguendo, io non lo so, stiamo parlando appunto di revenge porn da tre ore, ma io allora con chi sto comunicando, perdonami, a questo stavo seguendo. In tutto il dibattito finora non si è parlato solo di revenge porn, si è parlato del fatto che Maria Sofia si sia stata defraudata della propria intimità per il fatto che siano state pubblicate delle foto. E quello è il revenge porn. Non l'ho mai chiamato revenge porn, non so cos'è il revenge porn. È quella roba lì il revenge porn. Cioè, vabbè, adesso stiamo discutendo se lo è. Capito? Però quello sarebbe Maria Sofia dice che è un'altra cosa, dice che allora materiale... aspetta, revenge porn è quando aspetta, genio, ascoltami. Genio. Revenge porn è se io sono fidanzato con una ragazza, la ragazza in un momento di eccitazione mi manda delle foto, okay, ci lasciamo. È necessario che vi sia un rapporto affettivo? Io sono d'accordo con Anna su questo, cioè la terminologia è sbagliata e su questo sono d'accordo. Cioè la questione del revenge porn è applicabile tutte le volte in cui tu pubblichi una foto privata a qualcuno e quel qualcuno la diffonde. E fin qua ci siamo, a prescindere dal tipo di relazione che ci sia. Però il mio ragionamento è a priori, cioè perché tu devi voler inviare delle foto a qualcuno che non conosce, quindi non sai che cosa ne farà di queste tue foto? Perché anche se comunque revenge porn, anche se effettivamente la legge arriva a punirlo, quel contenuto è già diffuso, quindi il danno comunque te l'ha creato, anche se questa persona viene punita. Per lo stesso motivo, perché tu devi lasciare le tue chiavi di casa a qualcuno che non conosci? Non lo fai, non è che lasci il tuo appartamento a qualcuno che non conosci, esatto. Lo lascerai a qualcuno che magari te lo chiede, sai se è un tipo affidabile o meno, e a quel punto lascerai il tuo appartamento. Chiaro. Ma sempre correndo dei rischi, se quella persona te lo incendia, certo, tu ti rivolgerai alla legge, all'autorità, però tu nel frattempo il tuo appartamento non ce l'hai più perché è stato incendiato. Quindi ecco, voglio dire, perché uno deve essere incosciente e quindi voler inviare delle foto a qualcuno, questo non quindi nella casistica specifica di Maria Sofia, ma qualora una ragazza per l'appunto invia delle foto a qualcuno che non conosce, quindi come dire, scarichi la responsabilità a questa persona. Ecco, la domanda perché è perché farlo? Perché lei ha, allora, prima di tutto, perché la libertà sessuale è sacra. Io non so, poi tra l'altro, quale sia il motivo per cui una persona possa volerti rubare le chiavi di casa. Ci possono essere un stacco di situazioni che portano un individuo a compiere un'azione del genere. Per esempio la povertà, per esempio il fatto che è semplicemente un approfittatore, eccetera, eccetera. E io, per le mie competenze, non ho idea di come risolvere questo problema. Tuttavia, visto che faccio attivismo e sono abbastanza informata su queste tematiche, posso immaginarmi come risolvere il problema del revenge porn, che erroneamente è definito così, quindi della diffusione non consensuale di materiale intimo, cioè insegnare alle persone ad avere rispetto del consenso altrui, facendo anche magari un percorso di educazione sessuale nelle scuole ipoteticamente, ma di sicuro anche adesso nella pratica non colpevolizzare la vittima dicendo te lo dovevi aspettare, perché poi fidati che tu fai gli interessi, come ho detto 4 volte, dei carnefici, perché la vittima, con essendo sommersa da te lo dovevi aspettare, te la sei cercata, sei un incosciente, non denuncia, è colpevole di mancata prudenza, è colpevole. Io non ho mai detto te la sei cercata. No, sei incosciente, secondo me sì, cioè, nel io non ho mai detto di non sei colpevole di coscienza, io non ho mai detto di non denunciare, io non ho mai detto di non, scusa, esatto, Matt Carus non ha mai detto di non denunciare, quindi denuncia assolutamente, fallo presente, e hai ragione su questo. Voglio semplicemente dire che secondo me oggigiorno c'è poca sei incoscienti,
C'è poca prudenza, non si guarda mai un po' dopo il proprio futuro, si guarda sempre la giornata, quella serata, come dire, siamo invasi di emozioni, momenti, ci lasciamo trasportare senza pensare. Questo accade oggigiorno, non riflettiamo più sulle scelte, non c'è riflessione. Comunque Anna, Maria Sofia diceva che si stava lamentando di diffusione di materiale personale non consensuale. Okay, e differenziarlo queste cose da Revenge Porn. No. Ecco di cosa stavamo parlando, di diffusione di materiale non consensuale. Ci ha capito tutto, Genio, mamma mia, ma è solo il nickname così, Genio, ciccia, perdonami. Ciccia, allora, Anna Maria. Ma guarda, Anna Maria, ma non può leggere il nome mio, io non lo so, scusami, ma davvero proprio, vabbè, voglio rispondere a Matt. Il fatto è che, per risponderti della giornata, in realtà no, si vuole creare proprio una struttura affinché la tutela di questo lavoro avvenga. Hai capito? È proprio tu pensi che le persone, magari un OnlyFanser, faccia questo durante la giornata per poter campare? In realtà no, si denunciano queste cose per creare una tutela all'interno anche di questo lavoro ed evitare dinamiche di questo tipo. Poi io sono d'accordo sul fatto che magari nella controargomentazione una persona vuole metterci un contropensiero, ecco, vuole dire sì, però riflettiamo anche sulla mancata prudenza, io lì ci sto. Però bisognerebbe anche un attimino guardare al fatto che queste cose sono da condannare, oltre allora, ad essere delle illegalità e tutto quanto, hai capito? Giusto, vabbè, ma nessuno e sono d'accordo su questo. Non vanno condannate, nel senso. Sono d'accordo su questo argomento. Sentiamo Mancaro. Sono d'accordo su questa argomentazione, Anna. E secondo me bisogna appunto distinguere le due faccende. Da una parte magari abbiamo appunto una ragazza che invia a caso delle foto delle persone che ha conosciuto la stessa serata, e da una parte abbiamo quello che viene definito il lavoro di sex worker. Il problema qual è? Che a livello tecnologico bisogna riuscire a rispondere a questa problematica in ambito lavorativa. Quindi a livello tecnologico bisogna rispondere a questo. Dall'altra parte non serve una reale risposta, perché la risposta è la prudenza. Se da una parte abbiamo un lavoro e quindi di conseguenza la prudenza, tra virgolette, viene a meno perché tu devi essere abilitata a poter eseguire questo lavoro, del quale comunque io non condivido, ma lo stesso è un mio parere personale, e a questo punto serve quindi una risposta tecnologica, cioè come si fa ad abbattere la pirateria. Ancora oggi ci sono questi problemi, perché effettivamente gli account su Netflix vengono condivisi, quindi comunque continuamente la gente effettivamente usufruisce di questo sistema gratuitamente, bypassa il pagamento, quindi la pirateria è un problema che ancora ad oggi esiste. Quindi abbiamo un problema tecnologico, dall'altra parte invece abbiamo un problema che non serve una risposta tecnologica, perché lì secondo me serve semplicemente ad operare il cervello, cioè rendersi conto di quello che puoi fare in quella determinata circostanza, di quello che non conviene fare. Se tu conosci una persona la stessa serata, è come dire vai a casa di una persona, sì certo è ovvio ci puoi andare a casa, ma chi è questa persona? Hai quantomeno un attimo capito che è davanti? Ti senti sicura di volere essere tra le sue braccia questa notte, di voler entrare nel suo appartamento? Io sono d'accordo su questo, io infatti sono d'accordo con te sul fatto che, ma infatti anche le stesse OnlyFanser lo dicono spesso, cioè usciamo anche fuori da quella narrazione dei media del l'OnlyFanser guadagna 100k al mese, sì, ma ci sono anche OnlyFanser che comunque fanno attivismo in questo senso e dicono attenzione, perché non è un mondo semplice, dovreste prendere in considerazione dei rischi che comporta questo lavoro. Oltre però questi rischi, bisogna sensibilizzare sul fatto che queste dinamiche non devono esistere. Quindi un attimino anche mettere l'accento sul rischio, ma anche sul fatto che queste dinamiche dovrebbero essere disincentivate, perché si vorrebbe una tutela maggiore per chi lavora in questo settore. Vabbè, ma su questo siamo tutti d'accordo. Il nocciolo della questione era: è uguale una persona che manda una foto a un ragazzo? Non è uguale. Dovevi subire questo torto per sensibilizzare. Dovreste sentire chi l'ha subito, da una parte e dall'altra. Però ripeto, secondo me non è la stessa cosa. E dovevi cosa, coscienziosamente andare a subire questo corpo per sensibilizzare di questo tono. L'avete sensibilizzare subito? Anche senza voler subire. Potete avere un'opinione al riguardo, sicuramente, certo, in base... Dipende lì, cioè subire qualcosa per avere un'opinione... Cioè, lì sono non tantissimo d'accordo, perché comunque un'opinione non la può fare anche a mente lucida, anche perché spesso purtroppo chi subisce un qualcosa cambia la sua opinione. Analogamente non si saprebbe se è giusto, o giusto sbagliato, nel senso, uccidere
previo senso, essere uccisi. No, non per quello, però nel senso a volte capita che chi subisce un qualcosa, la sua opinione cambia anche in base al trauma che ha subito. Ci sono persone che, per dire, e questa non lo sto dicendo per cosa, ma sono persone che magari subiscono un'aggressione da una persona che può essere, non so, un immigrato irregolare, diventa razzista perché gli parte lo strippo, che odia. Quindi non credo che sia necessario subire un qualcosa per avere un'opinione. È importante mettere sul piatto della bilancia questa cosa, la domanda che io ti faccio, è importante mettere sul piatto della bilancia, fare la gara a chi subisce di più per definire no, assolutamente, no, ci mancherebbe altro, lunge da me, però secondo me rimane il fatto che non è esattamente uguale il mettere le tue foto online, vengono linkate dal mandare la foto a dovresti chiederlo a chi l'ha subito. No, però, da una parte e dall'altra. Ma così non posso avere la mia opinione. Perché tu hai la sicura. Ma è valida la tua opinione, per carità di Dio. Però poi all'effettivo ascoltiamo chi ha subito e magari facciamo un'altra opinione al riguardo. Perché poi ogni opinione è anche influenzata magari da bias, sovrastrutture, e lo sai questo. Però Andrea, come fai? Se uno ti risponde non me ne frega un cazzo, a quel punto devo prendere in considerazione anche la sua opinione. Uno mi risponde hanno preso le mie foto, non me ne frega un cazzo. Ma a quel punto non puoi più costruire una realtà oggettiva. Però è che dal punto di vista logico, quindi oggettivo, ho spiegato perché c'è comunque una violazione della fiducia, proprio perché revenge porn è una... Fiducia che non c'era dall'inizio? Sì, come vendi le tue foto, la possibilità di dare le foto. No, togli pure la fiducia, Mary, ma non si tratta semplicemente di fiducia, altrimenti si ritorna della dinamica di revenge porn, l'affettività. Togli la fiducia, è il lavoro. Si sta violando, tra l'altro, un materiale coperto da copyright che il cui contenuto raffigura un corpo nudo, ad esempio, o qualcosa di intimo. E questo non lo si può prendere, non si può far finta che non sia così. Ma nessuno ha fatto finta che non sia così. Io comunque... Allora, indipendentemente da questo, Andrea dice che è difficile capire se le due cose sono uguali, perché nel primo caso, quello del partner, c'è un rapporto di fiducia maggiore, quindi anche il tradimento risulta essere più gravoso, più pesante. Però tu, Andrea, giustamente che mi dici no, però noi non possiamo parlare di sentimenti per un'opinione oggettiva, ti faccio notare che anche questo aspetto rientra nella sfera soggettiva, perché cioè magari io posso diventare partner di una persona anche dopo poco tempo, quindi all'effettivo la conosco poco e la fiducia che sto dando lei per mandare quelle foto è inferiore rispetto a un'altra persona che ha un partner e ci si è messa dopo più tempo a cui mandare quelle foto. Quindi cioè il problema è che gli individui non dovrebbero essere colpevolizzati perché cosa danno fiducia o perché cosa non danno fiducia, perché nel momento in cui la danno e questa fiducia viene tradita fa male. Sì. Io ho dato la mia fiducia aspetta, alle persone... Io non ho detto che perché tu mai non dovrebbero essere. Non ho detto Maria Sofia. Lo dice Maria torto, Sofia. Non ho capito. Io no, aspetta, non ho detto Maria Sofia, tu hai torto, io ho ragione. Io ti sto dicendo quella che è, secondo me, la mia opinione. No, per dire, non ho detto che tu hai torto perché io ho detto questa cosa qui. Secondo me non è uguale. Poi ognuno è libera di vederla in maniera diversa, naturalmente. Non è che... Certo, io ma allora, ragazzi, per me invece è uguale. Evidentemente bisogna colpevolizzare tutti coloro che non hanno prudenza. E dare fiducia a coloro che effettivamente non si meritano fiducia è un atto imprudente. Ora, se tu dai fiducia a 50 persone a cui vendi le tue foto, stai facendo un atto imprudente. Allora sei colpevole di imprudenza. Fine. Bisogna colpevolizzare chi è stato imprudente, mi somiglia molto, tipo per esempio, beh, te sei messa la minigonna così sei stata imprudente, volevi per forza provocare quell'uomo ed è per questo che ti hanno stuprata. Allora, scusami. Non ha senso colpevolizzare. Colpevolizzare non ha senso, perché altrimenti allora ci potremmo chiedere perché gli stati del mondo hanno un esercito, perché abbiamo le armi, perché creiamo i missili nucleari, perché non ci fidiamo del vicino di casa. Poi non è che se uno invade il tuo paese la colpa è tua perché non hai missili nucleari, però naturalmente è lo stesso principio, uno dice io li ho fatti per prudenza, però non è esatto, che se bravo uno invade me gli altri stati mi dicono coglione non hai missili, cioè nel senso è ovvio sì invece ma come ha sbagliato lui a invaderti, coglione tu che non hai missili, ma come sì, ma invece, scusa sì, ma che vuol dire magari ma non allora ci sono le risorse per quei missili, è il motivo per cui si hanno l'esercito. Allora secondo Andrea non dovrebbero avere l'esercito.
Ma è lo stesso discorso ha di sbagliato. Prima. Allora se esco fuori con l'orologio e mi ruba l'orologio, è colpa mia che so i soldi. Ma che cazzo vuol dire? Ma poi Andrea, scusami. Vai con l'orologio, d'ora scampia, sì, colpa tua che sei stato ma scusa, ma... ma allora, ripeto, ragazzi, ma... discorso si di chiama prima. Prudenza, ragazzi. Non possiamo... discorso di prima, di... i criminali vincono. I criminali vincono. Cioè, se io vado in banca con una pistola... Che cazzo vuol dire i criminali vincono? Bisogna combattere il male congiuntamente. Bisogna fortificarsi, come dice Mattiaro. Io vado in banca con una pistola, guardo il banchiere e dico... dammi i soldi perché sennò sei colpevole che ti ho sparato in faccia, sei stato imprudente, non mi hai dato i soldi, cazzo stai dicendo, ma cazzo ma che discorso è? No, io ho capito cosa io ho capito cosa intende genio matematico, che dici vabbè ma ogni persona sa di mente capisce quello che dico io, ma quello che dici tu è parzialmente quello che dici tu è parzialmente corretto, ma lo estremizzi troppo, cioè sì no, lo estremizzi un po' troppo genio, lo estremizzi un po' troppo, il concetto è giusto, avere prudenza, però non puoi dar la colpa a chi subisce, scusami, allora non ha dato tu la colpa, attenzione, ho dato una parziale colpa, ma colpa non lo dovrei di colpa avere. È. Cioè, allora, poi un'altra cosa, genio, io... A colpa anche colui che ha divulgato la foto, ma a colpa. In maniera più piccola, anche Maria Sofia che l'ha data, non credete? No! Genio! Allora... Cazzo, ma io sto facendo dei ragionamenti che un bambino di quinta elementare capirebbe. No, infatti solo quelli di quinta elementare, poi se vai un po' più sopra già ci troviamo con... Però, vabbè. Allora... Poi io vorrei dire una cosa, il tuo messaggio lo sai perché è pericoloso? Perché parte dal presupposto che accertarsi che la persona che hai davanti sia sana di mente sia una responsabilità della di una vittima, potenzialmente anche di, che so, abuso narcisistico, che so, di manipolazione, perché io magari posso ritrovare... Non ho capito, puoi ripetere dall'inizio? Non ho capito le premesse, scusa. Allora, la premessa del mio ragionamento è che quello che dici è molto pericoloso, soprattutto anche per chi si trova in delle relazioni tossiche con delle persone manipolatorie, perché se tu mi dici sei una cogliona che ti sei fidata di una persona che magari non conoscevi abbastanza, ti dico che vai a escludere una serie di casistiche in cui magari una persona era genuinamente convinta di conoscere chi aveva davanti e questa persona poi però si ritrova vittima di... Allora dei seri problemi mentali. Vabbè, se una persona però, è genuinamente convinta, però Maria Sofia, se una persona è genuinamente convinta, aspetta, però neanche così secondo me, però Maria Sofia, perché stiamo giustificando l'essere ingenui così, cioè nel senso il mondo non è un posto di ingenui, il mondo è un posto di predatori. Nel senso, non dico che è colpa tua, però non possiamo giustificare, cioè, non puoi dire fai il cazzo che vuoi, nel senso fai quello che ti pare, se ti capita non è mai colpa infatti, tua. Senso, nella situazione nella situazione descritta da Maria Sofia, la colpa l'hanno entrambe le persone, cioè il manipolatore e anche la persona ingenua, perché è anche tuo dovere riuscire a capire che cosa sta esercitando la persona nei tuoi confronti. Io non ti do la colpa, però impara. Nel senso, non ti do la colpa, però impara. Nel senso, ok, è successo, poverino, non è colpa tua, però ora lo sai. Attenzione, nel senso, occhio, come si suol dire. Cioè, nel senso, non è colpa tua perché tu sei la vittima. E come cazzo fai a dar la colpa alla vittima? Cioè, è impensabile. Però, ora che lo sai, occhio alla penna, come si suol dire. Attenzione, prestaci un occhio. Il mondo là fuori è un posto selvatico. Stai attento, non so come dire. Che stiamo discutendo di banalità, di ovvietà, Andrea, solo che era in risposta a genio matematico che dice che sia colpa mia e sia colpa di chi diffonde. E in non in egual misura, non in egual misura. È più colpa sua, un po' colpa tua. Colpa... Allora, e qui non si tratta di giustificare l'essere ingenui, perché giustamente noi dobbiamo dare tramite l'educazione sia l'arma per impedire di attaccare, quindi sia l'arma per impedire di diventare degli abusers, e sia l'arma alle vittime, le armi alle vittime, scusatemi, per tutelarsi, per difendersi, e quindi magari per evitare le cosiddette red flags, se volessimo spostarci su il campo delle relazioni, dato che ti ho detto che tu mi dici è colpa tua che sei stata anche ingenua. No, Andrea c'ha ragione, non è colpa mia, cioè la mia colpa non è essere stata ingenua, e io non è che sto giustificando l'essere ingenua così, sto dicendo non è stata colpa mia, ma imparerò. Ma comunque non è colpa mia. Cioè, io... Ah, non lo sapevi? Eppure tu inizialmente hai detto che lo sapevi, l'hai fatto apposta per questo. Ma allora, cosa c'entra con l'esempio delle relazioni tossiche che mo abbiamo fatto? Che non era, non stavo riferendo all'esempio delle relazioni tossiche, mi stavo riferendo a quello che dicevi all'inizio della live. Allora, beh, allora diciamo che... Aspetta, diciamo posso dire una roba io? Posso dire una roba io? Però, il conduttore della trasmissione, cioè non è che... Grazie. No, volevo dire, secondo me si tratta di colpa nel momento in cui... Cioè, se tu, Maria Sofia, dici, cazzo, io voglio aprire OnlyFans perché so già quello che succederà e io voglio farlo perché
proprio per lanciare un messaggio, no? Per dire, è sbagliato che succeda questo. E quindi, ok, tu hai fatto questo per lanciare un messaggio, però non puoi, secondo me, fare una roba del genere e poi dire, cioè, sto male emotivamente su sta roba, perché secondo me lì diventa anche un po' colpa tua, secondo me. Posso? Certo. Il problema è che io, per esempio, porto anche i peli, sto dicendo, sia perché mi piacciono, visto? Però io so che... No, dai, visti, ho visto. Sono dai, poi in direct ti mando a prezzo scontatissimo un'altra foto dove è ancora più evidente, se questa è la premessa. Comunque, stavo dicendo... No, ma non... No, no, no. No, non c'era bisogno, ok. No, 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 manda tutto quello che vuoi, manda tutto quello che vuoi. Sedia rotta sono. Sedia rotta, ok. Stavamo dicendo... che vergogna. E qua la vergogna però me l'assumo io, è stata... Ma io perché questa. Continuo a venire provocata. In queste live? Io veramente... Comunque, stavo dicendo, io porto i peli perché mi piacciono, però so che portandoli riceverò degli insulti perché purtroppo viviamo in una società che non è ancora abituata all'autodeterminazione del corpo. Ma io da vittima, pur cosciente di questo fatto che soffrirò nel portarli, rivendico la mia sofferenza. Cioè, spiego alle persone, io so che soffrirò facendo questa cosa e denuncio proprio questo. Cioè, dicendo, ma vi rendete conto che quello che mi state facendo, io sapevo alla perfezione che l'avreste fatto, è sbagliato proprio perché mi causa dolore? Cioè, in realtà è quello che dicevo all'inizio, io l'ho fatto pur cosciente di questa cosa ed è proprio per questo che mi lamento e non per questo che non dovrei lamentarmi. Non so se mi sono spiegata bene. È chiaro, chiaro. Guarda, a me l'unico cioè nel senso, l'unico elemento che potrebbe portarmi, cioè l'unica situazione in cui uno può dire però te l'avevo detto è magari per dire un padre che vede la figlia che si fidanza con uno che è una testa di cazzo e il padre sta a dirgli non farlo, stai attenta, occhio, è pericoloso, bla bla, lei ci rimane, a quel punto magari il padre gli dice però te l'avevo detto, cioè quello può essere l'unico sì. L'unica colpa che mi può venire in mente da dare, però ma poi mi dai, viene in mente Maria di Sofia, cioè hai fatto la scelta di fare OnlyFans che minchia, ti farei una vaccata di soldi al mese postando le foto nuda, minchia, almeno se girano, amen, dai cazzo. Ma vorrei anche dire una cosa, che la foto che gira, sì sì sì, ma al volo è poco spessore questo commento, ma la foto che gira è ti crea ulteriore pubblicità, quindi è un guadagno maggiore, perché comunque... A proposito, Maria Sofia, infatti, Maria Sofia, mi devi una quota percentuale dei tuoi guadagni, perché il mio video su TikTok, perché mi hanno chiesto su TikTok, cosa ne pensi? Io ho detto, è liberissima di farlo, non me ne frega un cazzo, è adulta vaccinata, ho fatto tipo 800.000 visual, quindi parte dei tuoi introiti sono miei. Vabbè, anche miei, sì. Tu che cazzo c'entri? Tu Micchia, che pubblicità hai fatto? Dopo questa live... Ho parlato solo di soli fans. Hai fatto 800. Quanti spettatori hai? 8600. Io ho fatto 800.000 visual, quindi io prendo Andrea, 100 volte di più. Poi pubblicano pure su TikTok e fa però, le... Però, scusami, Maria Sofia, sì. Un'ultima aspetta, cosa. Genio, posso rispondere sia a quello che ha detto Matt, sia a quello che ha detto Andrea, Green, tutti, per favore? Vai. No, un po'. Ok. Parlo io. Genio, fai parlare Maria Sofia. Allora, è proprio questo il punto. Ciò che ha detto Matt Carus è centrale. A me non frega un cazzo del danno economico, perché di base mi hanno fatto pubblicità. Infatti tutta la gente che ha detto questa sta rosicando perché non hanno dato i soldi, a me gli abbonati sono impennati appena hanno diffuso le mie foto. Quindi per quanto mi riguarda e per quanto questo effettivamente risulti illogico, è capitato e non me posso lamentare. Infatti il motivo per cui sto rompendo le palle, nonostante io possa pure ipoteticamente dire no, voi mi avete rubato una cosa importante, mi avete rubato il mio reddito, tutto quello che vi pare, è il danno morale, è il danno psicologico, spiegando tutta la roba della fiducia che abbiamo detto fino ad adesso. Poi Andrea, sì, dai, attivismo non è un danno psicologico, attivismo, dai, no, io faccio allora esatto, è appunto spiego. Questo che devo Io da attivista, se faccio attivismo, anche perché soffro, nel senso, io nella mia vita ho subito tante cose che non sono positive per il mio far parte di categorie non troppo ben viste dalla società. Quindi se io faccio attivismo è anche perché soffro, e anche soffro perché faccio attivismo. Una cosa. Ma Sofia, ma stai vendendo il tuo corpo a 10 euro al mese? Come 15, puoi soffrire? 10. Scusa. Come sì, puoi soffrire? Effettivamente cambia tanto quei 5 euro state missando il punto iniziale, cioè nel senso lei non soffre per il fatto di vendere il proprio corpo, soffre del fatto che sì, ma stai decidendo di mettere le tue foto online a pagamento e qualcuno l'ha condivise, ma tu già le stai condividendo, quindi di cosa stai soffrendo?
Te lo sto spiegando, è il discorso che abbiamo fatto di Anna 5 volte su il fatto che la piattaforma di OnlyFans, essendo riservata solamente agli abbonati, non compra le foto. Cioè, io con quella piattaforma non vedo dal punto di vista legale, l'ho capito, lo sappiamo. No, non è legale, è dal punto di vista logico. Io vendo il mio consenso, e se per una persona il proprio consenso equivale ad andare in discoteca e trovare uno fregno e paccasselo, il mio consenso sono quei soldi. Nel momento in cui tu non rispetti il mio consenso, non stai rispettando la mia persona, e questo mi causa un danno morale e psicologico. Perché non hanno pagato per vedere, per allora, vederti in quelle, cosa, in quelle foto? Che secondo me è molto importante. Perché non hanno pagato? Aspetta, no. Genio. Allora, se avessi 7 miliardi di abbonati, saresti in sbatti perso perché tutti ti vedono. No, allora. Il punto non è che io non ho ottenuto quei soldi. Il punto è che quei soldi erano necessari per il mio consenso. Cioè, No, ma io non la penso così comunque. Io adesso, per esempio, la vedo in una maniera differente. Cioè, se io decido di non mostrarmi completamente nuda, per esempio, nel feed di OnlyFans, e lo faccio privatamente pagando, cioè facendomi pagare da determinate persone, perché io voglio che anche con l'abbonamento normale non si vedano nudità, ma lo voglio fare in privato, lì mi vai a ledere psicologicamente se le immagini vengono diffuse. Perché è un conto che uno ce la si aspetta da 10, un conto è da 10.000, capisci? Danno psicologico, infatti lì sono un po' più d'accordo con Matt, nel senso che se io decido di mostrarmi nuda sempre anche nei feed di OnlyFans, in qualche modo prendo in considerazione il fatto che, lavorando con la nudità del mio corpo, io già ho le basi a livello psicologico per poter fare questo lavoro. Ma adesso non è. Va bene, però adesso vi devo salutare. Che devo Ciao Andrea, grazie. Vediamo, Andrea. Ragazzi, state le ultime. Ci sentiamo alla ciao, prossima. Andrea. Ciao, saluta mia sorella. E saluta mia sorella. Allora, facciamo. Stiamo per chiudere, okay, ancora 5 minuti. No, Genio, sentiamo. Ci teniamo a dire l'ultima precisazione. Vai. Allora, siccome a quanto abbiamo capito tu hai fatto questa cosa per attivismo, dunque sapevi quello che sarebbe successo, allora diciamo che è coerente semmai lamentarsi del fatto che in generale le persone distribuiscano fotografie, ma non è coerente lamentarsi che a te in particolare ti sia successa questa cosa, perché già sapevi che ti sarebbe successa. E il fatto è che la cosa che Matt Carlos ti contestava nel suo reel è che sembrava che tu ti stessi lamentando che a te in particolare ti fosse successa questa cosa. Certo, quando già lo sapevi. Io posso fare attivismo per le persone che in generale sono state stuprate, ma posso fare attivismo anche per me che sono stata stuprata. Oppure... Sì, tu puoi fare quello che vuoi, però capisci che è poco coerente lamentarsi una cosa che già si sa che accadrà. Allora è più dire: so che accadrà, mi metto in gioco, lavoro perché lo voglio fare, succede, e uno dice: vedete, è successo. E questo non mi fa sbagliare. Sì. Lamentiamoci che in generale succede, ma non, caspita, mi è proprio successo a me, mi lamento. Perché vedete, la lamentela sottintende quasi una cosa che succede poche volte, no? Caspita, mi è successo proprio a me, capito? Invece tu sai già che succede, ti sta succedendo, per cui non ha senso il concetto male. Della lamentela. Proprio perché su di me fa più male. Poi comunque, per rispondere a quello che ha detto Anna, lo sai perché non sono d'accordo? Perché qui non è che io mi sono arrabbiata perché non mi hanno pagato, ma perché il prezzo del mio consenso erano i soldi, esattamente come il prezzo di una persona che... Dai, però Maria Sofia, è ipocrita così però. Quindi ti interessano i soldi? Ti interessano i soldi? Cioè, dillo! Guarda che non è grave, scusami, è un po' come dire: Matt, allora scusami, ti sei arrabbiata perché la persona che ti ha molestato era brutta, se fosse stata bella non ti saresti arrabbiata. Tu hai parlato di consenso, che il consenso era il prezzo. Sì, esattamente. Perfetto, se quindi è una questione di soldi. È il prezzo del consenso, non è il fatto che il mio prezzo poteva essere qualsiasi altra cosa, potevano essere i soldi, poteva essere un'altra persona. Ma il tuo consenso è il prezzo, però. Ma il tuo consenso era la moneta. Cioè, il motivo per cui io posso guardare quelle foto, cioè, e pagare. Se la moneta arrivava, tu eri a posto. Certo, ma non perché a me interessassero dei soldi, ma perché il mio consenso è regolato dai soldi. Volevi uno scambio. Volevi uno scambio.
Il valore è il prezzo del prodotto. Poteva essere qualsiasi altra cosa, Matt. Questo scambio poteva essere anche, che so, una persona che mi... Che poi a me è capitato di fare sexting, non so quanto cazzo vi possa interessare, ma ve lo dico, di sì, fare dimmi. Sexting a gratis con dei miei dei miei fans. Lo scambio, certo, ma in tutti i rapporti umani c'è lo scambio, non c'è nulla di gratuito. Ma non è il punto dei soldi, è che il mio consenso è stato violato, poteva essere con qualsiasi altra cosa. Ok, in questo caso il consenso monetario, quindi laddove un utente ti avesse pagato, insomma, la tua lamentela non sarebbe esistita. Certo, perché è il mio consenso, ma poteva essere per qualsiasi altra cosa. Che c'è? Oddio, Grimbaud. No. Blocco questo numero, scusa, no, Grimbaud, ho mandato un messaggio un po' strano in chat. No, scusami. sto scherzando. Vabbè, diciamo che volevo sapere una cosa, Maria Sofia, ma continuerai quindi a pubblicare foto su OnlyFans? Certo, perché me la voglio cercare. No, perché voglio fare attivismo al riguardo. Meno male, un po' di sincerità, una volta tanto. Ma secondo me basta dirlo. No, comunque, cioè, non è che OnlyFans è l'attività che è un po' il manifesto di questa cosa, però su Instagram spiegherò il perché del sex work, perché non è che le persone mi hanno pure criticata per questo fatto. Tu fai attivismo su OnlyFans e metti lì i contenuti a pagamento, l'attivismo dovrebbe essere accessibile a tutte le persone, vero? Infatti sul feed di Instagram poi pubblicherò un sacco di cose sul mondo del sex work, per esempio spiegherò il motivo per cui è improprio dire che schifo, stai vendendo il tuo corpo, quando in tantissime in tutti i lavori si vende il corpo. Per esempio, cioè, secondo me, infatti, questo sarebbe un ottimo tema da riportare, perché ci sarebbe molto da dire su questo. Certo, magari possiamo organizzare un'altra live, visto che oggi abbiamo parlato di un caso mediatico, dove parliamo proprio dell'argomento sex work, tipo con Andrea e altra gente abbiamo parlato di veganismo per la cosa della protesta al supermercato. Dopo, più in avanti, possiamo organizzare. Se cazzo, non ho il montone oggi. Dico, non ho il montone oggi. Pelle vera, grave mancanza comunque. Anche tu, Anna, sì, Anna Manna, ami gli animali e tutto di loro? Io non sono vegana, però sono un'ipocrita. Cioè, proprio sì, capisco che da un punto di vista etico mi tocca, ma. Però te ne batti. No, non è che me ne batto, diciamo che è un lungo percorso, non è che ci si può approcciare alla dieta vegana proprio così. Minchia. C'è bisogno un attimino di. Io ho appena ordinato McDonald's. Posso dire una cosa? Comunque, vedete, un'ultima cosa riguardante questa cosa della lamentela, che ce l'ho proprio in testa. Sembrerebbe che sia evidente che il concetto della lamentela sottintenda che la persona che si lamenta, ok, di un fatto, non sapesse che questo fatto sarebbe successo prima che lo facesse. No, e in ciò consiste il fatto della lamentela. No, sì, ok, sì, no. Sì, Maria Sofia. Una persona si lamenta quando fa una cosa, cioè quando gli succede una cosa sbagliata che non pensa gli sarebbe successa a seguito di una sua azione, ok? No. È in questo che regge il concetto della lamentela. Ma se una cosa fa qualcosa e gli succede qualcosa in contrario, che sa che succede, allora perde il significato della lamentela. Capite? Posso chiedere ad Anna Manna? Posso chiedere? Aspetta. Non è che non adesso chiudiamo. Non hai capito, diverso. No. Vorrei chiedere ad Anna Manna cosa ne pensa di genio matematico. No, cosa, Maria Sofia. Aspetta. No, cosa, capisci che sono 30 volte più intelligente di te? Dimmi. Sei 30 volte più intelligente di me, allora ti farò pagare metà dell'abbonamento. Io voglio chiedere se effettivamente almeno nella matematica è un genio. Cioè, perché sì, voglio chiedere. Minchia. No, perché io sono completamente, cioè io sono mi faccio i conti praticamente con, ammetto di avere una, là non sono per nulla geniale, chiedo a te, no, ho visto che c'è stata una difficoltà da parte tua nel stare dietro ad un discorso dove io, Simone, Maria Sofia, Matt Carus, Andrea, stavamo sul pezzo. Poi vedo sta cosa, questa tendenza di voler per forza colpevolizzare, cioè non capisco. Quindi lo consideravo. Una cosa l'hai detta giusta, non capisci, bravo, se non capisci che cazzo parli. Guarda, ma detto da te, guarda, te lo giuro, lo prendo come un complimentone, vado a stappare la bottiglia, genio matematico. Brava, vai, vattene, hai detto il cazzo.
Genio, ma che cazzo, brava, ma chi cazzo sei? Genio, ma chi sei? Genio, ma voglio capire, scusa. Ma chi sei tu? Ma chi sei tu, ma chi, Anna? Ma chi sei? Ma ti configuri, ma chi sei tu? Ma chi è? Che ti permette di dire che io non sono solo sul pezzo in questa no, c'è stato un problema nel tantissimo seguire la discussione. Se dopo 2 ore e un quarto che cosa è il revenge porn, c'è un problema, cioè te l'ha detto pure Andrea. Genio. Dai, Genio, per cortesia, dai. No, io stavo discutendo su non devi fare queste cose per sentirti non qualcuno il nome. Su via, quanto dai, pare si dovrebbe risolvere. Ma non sono sorprende che io non che io non avessi saputo di cosa stavamo parlando. Ma ragazzi, potresti puntare sulla genialità. Sto giustificando con Anna Manna, porca troia. Allora, Genio, però una cosa, tu non puoi uscirti in una live. Ti do un consiglio io di prudenza per trovarti meglio nella vita. Ecco, un consiglio di prudenza. E dire roba tipo sono 30 volte più intelligente di te, perché così le persone si allontanano. Perché per la tua arroganza, e meno male che ero io quell'arrogante qua in mezzo, veramente te fai terra bruciata. E non è bello, perché magari il tuo punto di vista, come tutti i punti di vista, può pure essere valido, ma se lo poni in questo modo, fidati che non va bene, perché stai offendendo la mia persona. Sono 30 volte più intelligente di te solo perché non la penso come te. È una roba dittatoriale. No, solo perché io sono Riccardo e tu sei Maria Sofia. Eh? Mamma mia, che cringe. Ma ragazzi, posso andare? Che tengo una giornata. Si no, Maria Sofia, in generale sì, hai ragione. Offendi, cioè, grazie mille, grazie Gren, grazie mille, Maria Sofia, è sempre un piacere. Grazie Matt, finalmente ci conosciamo. Grazie, no, Genio Matematico. Salutatemi Robin, che comunque insomma è stato fondamentale in questa live. Una pianta grassa, praticamente. Ok, grazie mille. Ciao Genio, ci si becco, ciao, faccio più arrivederci. Ciao Anna, comunque Green, posso dirti una cosa? Dimmi. Poi tu prendi sto suggerimento e accartoccialo. Ma hai presente che stanno a fare i Boscar, quelli del Cerbero, e stanno a fare comunque miglior scoperta femminile qualcosa. Fallo pure per la Tana del Ferito, miglior scoperta femminile Anna Manna. Anna Manna. Io farei miglior scoperta maschile Genio Matematico. Una manna dal cielo, direi. Simpatico. Simpatico il gioco di parole, te lo devo riconoscere. Bravo Genio, no, mi fa piacere, guarda, averti in live è sempre veramente un piacere. Matt Carus, veramente ti ringrazio anche te per essere... Comunque Matt Carus, è stato davvero piacevole fare un dibattito insieme a te. Dovremmo rifarlo, dovremmo chiedere a Grimbaud di ripresentarci nuovamente qui in live. Ma ogni tanto lo sapete che vi richiamo tutti a fare, no, a fare Valdoria, quindi io vi chiamo. Io vengo solo con Maria Sofia però, No, non solo, che non solo. No. E se nascesse una love story, Matt? Io e te. No. Io, te e io. Ma parla italiano, oh, che cazzo è love story? Guarda, ci stai provando? No, no, aspetta, ti spiego, Matt. Questa è una dinamica più complessa. Praticamente, Genio Matematico ha detto, ha esclamato, parla italiano, non per autarchia linguistica. Lì difendo anch'io, perché anche tu privatamente mi hai detto che ho un'ottima dialettica e quindi cerco anche... Stai diffondendo in pubblico delle mie parole in privato, eh? Esattamente. Perché volevo metterti in difficoltà. Fai benissimo, io mi assumo le responsabilità, sono colpevole, devo avere più prudenza per evitare questa denuncia. Quindi io l'ho detto, però provocando, come io ho provocato, Genio Matematico, perché avrei potuto dire storia d'amore. E lo sai perché? Perché so che anche lui è innamorato di me. Se ti vai a vedere le altre live di Grimbaud... Lui è anche lui. Anche Genio Matematico. Esatto, anche lui. Se ti intendi che anche Matt Carus lo sia, è vero. Certo, anche Matt. Io sono innamorato di Maria Sofia. Hai detto che non vieni a queste live, non ci sono io. C'è un'impica che lui si innamora. No, c'è un margine di significato. Vabbè. Oh, io propongo, poi... Sono innamorato di Maria Sofia senza saperlo. Ma tu, Maria Sofia, faresti sesso con Matt Carus? Non mi permetti di dirlo. Cioè, ci deve essere una vicendevole corrispondenza, altrimenti poi violo la sua intimità, come stavamo dicendo per tutta la live. Cioè, se Matt Carus ti dà una Maria Sofia che mi dice sì o no, io poi dico sì o no, altrimenti no. No, lasciamo tutto nell'oscurità. Allora ci rivediamo in chat per capirlo. Solo se mi mandi un tuo nude. No, siamo arrivati a dei livelli di tensione altissimi. Solo e solo. Va bene, accetto la condizione. Dovrei rischiare di scoprire se sono una persona responsabile. I bad boy mi piacciono. Quindi, proprio per il discorso delle relazioni tossiche che abbiamo fatto, Matt, posso dirti che così mi manipoli a starti ancora più sotto se mi tratti male. Quindi ti sto dando anche questa carta. Vedi? Devi solo scoprire se effettivamente sono manipolato o meno.
Guarda, se volessimo proprio buttare il discorso nel baratro più basso, come se già non l'avessimo toccato, lo capirei tramite il tuo segno zodiacale. Di che segno sei, Mario? No, dai, ormai sono super valutato. Maria Sofia, cioè, discorsi intelligentissimi per poi sputtanare tutto così. Sì, ora... vabbè, ma perché questo è intelligente? Se ora va di moda... Arriviamo bene il trash, il segno zodiacale di Matcarus. No, non si può dire. Ora va di moda... Genio matematico e leone, Grimbald Ariete, quindi due segni di fuoco, tu? Dai, 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 dillo. No, non si può dire. Ora va di moda, ora va di moda, il test delle 16 personalità. Entity. Ah. Ecco, quindi è questo che dovresti chiedere. NTJ. Comandante. Ah, allora sei uno che bacchetta. Tu, Maria Sofia? Allora, NTP, debater, che okay, si vede. Io non sto capendo nulla, veramente. Il test delle 16 personalità, l'hai mai fatto? Ah, di cosa si tratta? No. È un test, cercalo su Google, fallo, che la prossima volta ci dici il tuo risultato. Ti fa delle domande su cosa, sul tuo carattere. Ma io l'ho fatto, io dipende, l'ho fatto, una volta al mese lo faccio e mi viene sempre un risultato diverso. Tipo logico, mediatore e qual è quello tipo, quello che parla? Beh, ogni mese NTP. Esce fuori una delle 16 personalità che hai, forse. NTP, Green, vabbè, dipende se stai live o no, la personalità cambia in base a quello, dipende se stai live, se stai fuori nella live o se stai nella mia chat di OnlyFans. Vabbè, cioè, lì divento... Sedia rotta. Vabbè, Sofia, vabbè, se sì, puoi mandarmi... Vabbè. Dai. Niente, no, niente. No, se tu sei davvero un abbonato, io sì, mando a sedia rotta ora questo, proprio l'anteprima del set BDSM che pubblico domani. Ecco, per dire, a Matcarus BDSM dovrebbe piacere, se facciamo un'associazione un po', si potrebbe dire, aggressiva, un po' affrettata, perché lui è comandante nelle 16 personalità, quindi è uno che comanda, uno che vuole il controllo. Nel BDSM c'ha questa cosa di sottomettere, bondage, submissive. Ma e sei nuda? Non diffonderò i miei gusti sessuali. No, no, Matt, non te l'ho chiesto. Io stavo speculando sui tuoi gusti sessuali per insomma accrescere anche l'alone di mistero sulla tua figura. Perché così vendi di più, capito? Oh, però anch'io un profilo OnlyFans. Dai, Maria Sofia, ragazzi, insieme lo giro sul gruppo degli abbonati. Comunque, Maria Sofia, io di solito cerco sempre un... Vai, parla. Comunque, sai, Maria Sofia, cerco sempre una ragazza intelligente, no? Io non lo so. No, tu sei intelligente. Non è che certo, non lo sei, sei 30 volte sotto, non è che non lo sei. Brava, bravissima. Non è che non lo sei, sei 30 volte sotto. Non è... Esatto. Stiamo passando a un livello altissimo. Nonostante ciò, sei un trentesimo della mia. E questo mi piace, perché invece sono submissive. Infatti nel set BDSM che vedrete sul mio profilo c'è proprio questo aspetto, vedi che tutto sì, si ricollega. Sì, sta finendo. Ciao. Sì, scusa, c'è mia mamma. Sì. No, comunque sia, stavo dicendo, se io ho fatto una live con 5 ragazze, perché alla fine ho frangionato tutte perché non mi interessavano, se ci fossi stata anche tu, ti avrei scelto te al posto dell'altra. L'ho vista, Genio, l'ho vista quella live, molto carina. Sì. Mi fa piacere, mi fa piacere. Sì, me lo son Beh, Maria Sofia è una ragazza molto affascinante. Certo. Comunque, guarda, sì, molto affascinante. Maria Sofia sì, è una ragazza molto affascinante, molto bella anche. Diciamo che Ma tu l'hai vista? Hai visto i suoi contenuti? Assolutamente no. Dopo te li giro. E perché no? Non ci tieni? Cioè, hai paura di... Ma guarda che il mio consenso c'è. Tanto adesso li puoi trovare gratis. No, mi sembra che vedere te nuda sia magari un premio dopo averti conosciuta, dopo averti frequentato, dopo... Ah, ok. Cioè, capito? Certo, bello. Certo. E invece per non sei un oggetto, capito? Sei una persona, insomma. Anche se tu ti puoi oggettificare, magari, per me non lo sei, capito? Per me sei una persona che ha una solidità e ritengo che proprio in funzione di questa sua dignità debba essere vista nuda solo a seguito di un percorso di conoscenza molto profonda. Però, Genio, vedi che tu non mi hai ascoltato approfonditamente. Io... Questo è vero, di solito non ascolto le donne, effettivamente. Esatto. Dovresti iniziare a capire come compiacerle. Perché ho fatto il discorso sul submissive. Cioè, se Matt è uno che domina, e l'abbiamo appurato con fatti e logica, io ti sto a dire che io sono submissiva, come vedrai nel mio set BDSM se ti iscrivi. Quindi a me piace essere trattata come un oggetto, ma...
cioè dai, a quanto ho capito, a me però non piace giustificare. Ciao Matcarus, no no, non puoi uscire. Vabbè, comunque no, no, ragazzi, chiudiamo, chiudiamo questo siparietto, ce lo teniamo per la prossima volta. Io ringrazio di nuovo Matcarus, ringrazio Maria Sofia, poi ti scrivo su OnlyFans. No, ti scrivo su OnlyFans, ti dico che sono io, cosa meno che, perché non c'è, non mi ricordo se mi chiamo Sedia Rotta o tipo un degli, vabbè, ti scrivo su OnlyFans, va bene? Va bene. Ma facciamo bene anche, facciamo sexting? Facciamo sexting, ti faccio anche di creating, sai? Cioè, ti manda la foto del mio cazzo? Sì, e te lo compro. Lei la diffonde? Occhio. Minchia, no, 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 io vi giuro, avrei, mi fiderei più di mandare la mia foto del cazzo a, a Maria Sofia che a mia madre, probabilmente. Cioè, sono sicuro che Maria Sofia non la manderebbe a nessuno. Mi hanno citofonato. No, anche perché sta andando a fare la foto. Ah, ok, certo. Anche perché poi io sarei gelosa, capito? Cioè, se Grimbaud mi mandasse una foto del genere, la terrei solamente per eccomi me. Eccomi di ritorno! Beh, anche perché avrebbe del valore. Ah, non la farà, non è la foto che manda tutti, quindi avrebbe del valore. Esattamente, sarebbe un valore inestimabile. Cioè, no, no, non la faresti vedere le tue amiche, allora? Eh? Non la faresti vedere le tue amiche? Faresti vedere la foto del mio cazzo? Assolutamente no, perché per me è un banco... Le donne comunque hanno meno interesse a vedere gli uomini. Sì, a te ti interesserebbe vedere la foto del mio cazzo, Maria Sofia? Sì, ma spettacolare ha molto interesse in generale, per cui spettacolare anche su questa cosa. Come abbiamo spiegato prima, deve essere uno scambio. A me interessa vedere la tua foto, solo se a te interessa vedere le mie, quelle proprio esclusive. Allora, noi vorrei un video, vorrei vedere un video tipo dove metti tipo la faccia nelle ascelle. La faccia? Oh, mi stanno telefonando. Aspetta. No, gli ho messo giù, porca vaga. Comunque stai facendo un po' di body shaking contro te stessa, facendo... No, perché comunque mi rendo conto che un contenuto del genere sarebbe troppo costoso, io non voglio troppo spulciare. Prossima live sul sesso. Va bene. Sì, assolutamente. Ma lo sai che il genio matematico pensava che la masturbazione fosse moralmente sbagliata parlando di sesso in un online? No, non pensavo, penso, diverso. Vabbè, comunque, chiudiamo questo siparietto. Grazie di nuovo Matcarus, grazie Maria Sofia, grazie Genio. Grazie a voi ragazzi, buonanotte a tutti. Ci vediamo presto. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao belli. Grazie, grazie. Ciao. Grazie. Grazie a voi. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Faccio na na na, ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici, ma come possiamo fare?